Ortona nel 1868, quindi nel 2018, l'anno scorso, avrebbe compiuto 150 anni, o meglio, era il 150° anniversario della nascita, e quindi, siccome gli anniversari hanno una eco lunga, il Comune di Garbagna, in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona, ha pensato quest'anno di offrire una mostra del celebre artista tortonese. Coetaneo e conterraneo di Pellizza, benché con Pellizza abbia avuto rapporti saltuari e di conoscenza piuttosto superficiale, però molto noto e molto celebrato in vita, un po' dimenticato dopo la morte e, diciamo, tornato nell'interesse della critica negli ultimi 10 anni, perché si sono tenute a Tortona 2 mostre importanti: una prima nello studio d'arte Gamba Antichità nel 2000, una seconda più ampia e più completa, direi esaustiva, a Palazzo Guido Bono nel 2008. Massacaggio è stato ancora al centro dell'interesse della critica, diciamo, a livello nazionale, perché è stato presente con alcune opere in 2 importanti mostre recenti: a Forlì nel 2014 in una mostra su Liberty, e a Milano a Palazzo Reale nel 2016 in una mostra sul simbolismo. Le opere che sono esposte a Garbagna sono 13, appartengono alla collezione della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona, non sono stabilmente esposte nella Pinacoteca e il Visionismo, perché Saccaggi non ha dipinto con la tecnica del visionista. Quindi erano alcune di queste, neanche tutte, erano esposte nella Pinacoteca quando non era ancora tematica, accanto agli altri artisti tortonesi, accanto anche a Pellizza. Da quando la Pinacoteca è diventata esclusivamente il divisionismo, queste opere sono, diciamo, passate ai piani alti del palazzetto medievale della Fondazione, quindi sono, diciamo, non sono accessibili al grande pubblico. La formula della mostra è la stessa che è stata usata l'anno scorso per i paesaggi di artisti tortonesi, e quindi l'obiettivo è quello un po' di mettere a confronto il visitatore con opere che non sono diversamente fruibili. Le opere sono 13, la mostra è organizzata, diciamo, coagulando 2 sezioni, quella dei paesaggi e quella dei ritratti, intorno ai 2 capolavori che fanno parte della collezione. Uno è Sansone alla macina, che è un'opera giovanile, e l'altro, dall'altro capo, è La Vetta, che è forse il suo capolavoro simbolista. Il Sansone, diciamo, sorveglia e sovrasta la sezione dei paesaggi, è una tela del 1891 che Saccaggi realizza per la partecipazione, come saggio, per la partecipazione ad un concorso per il pensionato artistico di Torino del 1891. Il tema è un tema proveniente dal ministero, perché il concorso è pubblico, ed è appunto quello di Sansone deriso dai Filistei, e Saccaggi lo realizza in questo modo, guardando al realismo tipico della sua formazione. L'artista era stato educato pittoricamente parlando all'Accademia Albertina di Torino, e aggiungendo con un certo estro un'attenzione al dato paesistico che si vede bene nell'apertura della stanza, nella parte alta, e anche ad una varietà di psicologica o di atteggiamenti che è ben visibile nella parte sinistra, dove sono raggruppati i Filistei che stanno deridendo, infastidendo il povero Sansone, accecato, costretto a far girare la macina, a cui è legato con delle manette di ferro. E anche la figura del Sansone è è elaborata con un'attenzione molto precisa al dato anatomico e anche a quello psicologico. Non sfugge un'attenzione ai particolari che sarà caratteristica della pittura di Saccaggi: la varietà degli indumenti, per esempio, la varietà degli strumenti che vengono usati per
infastidire il protagonista della tela e anche degli oggetti, non solo la macina ma anche diciamo i suppellettili che sono nella parte destra del quadro, che arricchiscono l'ambiente e lo riportano all'epoca in cui è ambientato l'episodio. Anche Pellizza fu presente a questo concorso, e questo è interessante perché è l'unico momento in cui i due artisti si confrontano su una prova di pittura, su un tema che è lo stesso appunto, ma anche diciamo in un momento di condivisione di vita. Quindi entrambi partecipano al concorso, anche Pellizza realizza un sonno alla macina che una parte del quale è andata persa, non sappiamo soltanto dov'è una parte dell'opera. Nessuno dei due vince il concorso. Sappiamo però dalle testimonianze di Pellizza, che era sempre molto attento a registrare qualsiasi evento, anche senza valutarne l'importanza, lo registrava e basta, qualsiasi evento della sua vita. Sappiamo dagli appunti di Pellizza che si erano frequentati in questo momento del concorso, avevano partecipato ad uno spettacolo teatrale, ad un'opera teatrale, c'era stata occasione anche di pranzare insieme, insomma, di approfondire questa conoscenza che poi peraltro, diciamo, conoscenza che poi non avrà modo di essere, diciamo, di sfociare in una frequentazione. Dicevo, stanze sovraste e paesaggi, che sono sei, sono, diciamo, avvicinati per generi. Il genere del paesaggio è un genere che Saccaggi frequenta, diciamo, nella maturità, nell'età della maturità, soprattutto da quando comincia a viaggiare, quindi parte dagli anni 20. Quindi quando non sono datati i paesaggi vanno collocati tutti dagli anni 20 fino alla morte. Saccaggio muore nel 1934 e dipinge fino all'anno precedente, perché poi si ammala e non riesce più a lavorare. Quindi i temi sono o legati alla realtà dell'ambiente tortonese e soprattutto della campagna più che della città tortonese, oppure sono le vedute che caratterizzavano i luoghi scelti appunto come meta di viaggio. Perciò c'è la montagna, che Saccaggi amava moltissimo, questo è un paesaggio di Alagna, e ci sono poi la amatissima Val d'Aosta, la Ghinoa e le Dolomiti anche. Questi sono fatti con un taglio molto simile, ma sempre molto attento a slanciare la visione e a tentare anche delle prospettive piuttosto ardite, molto poco scontate. Ma poi c'è anche Chioggia. Venezia era una città, Venezia era veneta, era una delle mete preferite dei suoi viaggi. Questa è Chioggia ed è una processione alla Madonna delle Grazie. E poi c'è uno dei luoghi che era più amati non soltanto da Saccaggi ma anche dagli artisti tortonesi più giovani di lui, come Balavino, come Patri, che in frequenti e a volte anche lunghe sedute di pittura sostavano nel parco di Rosano, una località che è nei pressi di Casalnoceto, e in questa località c'è una bella villa d'epoca con un grande parco, e questo era uno dei luoghi che i pittori tortonesi amavano molto, perché c'era l'uscello, perché c'erano dei grandi alberi, c'erano addirittura delle sequoie, c'era l'uscello con i fiori che galleggiavano, quindi c'era la possibilità di giocare con gli effetti della luce, con la presenza, il confronto tra acqua e luce, tra acqua vibrata, tra acqua mossa e luce, perciò era uno dei luoghi che amavano di più. L'altra sezione, che invece è sovrastata dall'immagine potente della vetta, è quella dei ritratti.
Saccage ha avuto molta fortuna critica, dicevamo prima, e anche di vendite come ritrattista. Era stato allievo all'Accademia Albertina di Giacomo Grosso, che era uno dei ritrattisti più apprezzati dalla borghesia del Piemonte post-unitario, dalla borghesia anche dalla nobiltà del Piemonte post-unitario. Grosso aveva seguito l'artista nei suoi anni della formazione, intuendo delle potenzialità, e quindi diciamo si era instaurata tra i due anche una frequentazione piuttosto assidua, se non un'amicizia, che rimarrà negli anni. Saccaggi vive a Torino negli anni della formazione, dal 900 al 905 è a Parigi, e non smette però di tenere i contatti con Grosso e con questo milieu torinese, di cui diventa anche uno dei pittori più conosciuti e ricercati, soprattutto per i ritratti. Perché? Perché, come si vede bene dal ritratto di Giovena e dalla Chiara Golgi, la Chiara Golgi è l'unica committente che noi conosciamo, perché gli altri ritratti in questa mostra sono sconosciuti. Ecco, dicevo, come si vede bene, l'artista è in grado di restituire una vivacità notevole dell'espressione e un'intensità dello sguardo, un cenno anche allo scavo psicologico, che forse gli interessa di meno, perché era anche diciamo uno dei contenuti su cui la committenza non si incentrava. Ecco, ciò che era importante era restituire del soggetto una vivacità e una immediatezza sia fisica che intellettuale, ma anche una verità molto ricercata, sia nella restituzione pedissequa del volto, dello sguardo, dei particolari del volto, sia diciamo nell'ambientazione anche di uno sfondo molto mosso di luce che si rifletteva, in cui diciamo c'era un rimando continuo tra il soggetto e la luce mossa dello sfondo. E questo lo vediamo molto bene nel ritratto di Chiara Golgi, soprattutto se ci soffermiamo sui particolari, sugli abiti, su questi pezzi, no, dei fiocchi rosa nei capelli e il vestito, e sulla capigliatura molto ben tenuta, molto ben gestita, ma con un ciuffo un po' ribelle a segnare anche la vivacità dell'età. E lo stesso possiamo dire della bambina con il soffione. Questa invece è un'opera che restituisce molta più immediatezza e molta più vivacità, pur nella staticità di un ritratto di profilo, perché è un gioco di fatto che viene ripreso, che viene fermato in questo momento di grande, grandissima gradevolezza. Ecco, più ufficiali e anche più rigorosi nella impostazione sono invece i ritratti di queste due signore. Nostalgia riprende di fatto un'iconografia molto, ormai molto, diciamo alla fine, quasi all'inizio del Novecento, molto storicizzata e già portata in auge dal romanticismo, cioè quello di esprimere attraverso una certa posizione, una certa espressione del volto, un sentimento. In questo caso, appunto, lo sguardo perso altrove, che non cerca quello dello spettatore, rappresenta un momento di nostalgia. E quest'altra invece, questo è un ritratto ufficiale di una donna dell'alta borghesia, di cui vengono messi in evidenza sì i dettagli anatomici della capigliatura eccetera, ma anche e soprattutto la sontuosità dell'abbigliamento. Mi piace sottolineare che Saccaggi era figlio di un sarto, e quindi il fatto di essere figlio di un sarto probabilmente
gli dà quella dimestichezza con la tipologia, la diversità e la qualità delle stoffe che non smette di ricercare e di dipingere, di portare nelle sue opere, a volte come vezzi molto gratuiti, però di fatto però è un fatto. E se noi osserviamo il capolavoro del suo momento simbolista, La Vetta, possiamo soffermarci sicuramente su questi particolari, che sono quelli che poi che attraggono maggiormente lo spettatore, che sono un segno di un virtuosismo straordinario, ma anche di una capacità pittorica straordinaria, perché dal punto di vista tecnico Saccaggi è veramente un grande artista che ha avuto esperienze di vario tipo. Possiamo segnarle appunto sotto l'etichetta di eclettismo, di cui si è stancato egli stesso, rendendosi conto di aver fatto, quasi alla fine della vita, rendendosi conto di aver fatto spesso una pittura vecchia, senza avere la capacità di cercare di connettersi ai cambiamenti e ai movimenti che a partire dall'inizio del Novecento erano stati molti. Però questo noi lo possiamo togliere, cioè l'abilità tecnica rimane di fatto sempre straordinaria, pur nella quantità di opere che gli ha prodotto. Una delle fasi più importanti è quella del simbolismo, e questa è uno dei capolavori simbolisti, è tra l'altro un'opera che viaggia spesso per mostre proprio perché viene riconosciuta come tale. Che cosa rappresenta? La Vetta è rappresentata in simbolo da, certamente dall'ambientazione, ma anche da questa figura umana sontuosamente vestita con delle stelle alpine in mano, a cui cerca di aggrapparsi questo giovane invece con gli abiti sbrandellati, che evidentemente sta compiendo il suo ultimo sforzo. È proprio una traduzione pittorica di un concetto che aveva attraversato la filosofia tedesca, soprattutto dell'Ottocento, che veniva definito Streben, cioè lo sforzo, l'anelito dell'uomo a superarsi in continuazione e a porsi degli obiettivi che sono sempre più alti, salvo poi, una volta raggiunti, magari con un grandissimo dispendio di energie, trovarsi di fronte ad una ambiguità assoluta, che è quella rappresentata da questo volto, dal volto di questo personaggio che noi, se osserviamo dal basso, intuiamo essere una donna, e poi nel volto invece ci lascia piuttosto perplessi. Quindi questa ambiguità di fatto è l'ambiguità di qualsiasi meta che l'uomo raggiunge, perché in fondo la sua vita è soprattutto sforzo.